Una mattina di confronto tra imprenditori del Canavese e delle Valli di Lanzo con i colleghi della Savoia francese sul tema delle competenze. Al centro l'innovazione, occasione di sviluppo in territori spesso marginali ma dotati di enormi potenzialità. Poi un pomeriggio di restituzione agli amministratori locali presentando il programma di InnovLab, componente essenziale del piano integrato territoriale Graies Lab, finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliera Alcotra. Le testimonianze dirette italiane e francesi sono state le protagoniste. La lingua universale è stata quella dell'innovazione per gli imprenditori. In questa iniziativa oggi ad Aglie, con il Peter Graies Lab, avete anche dato una dimostrazione concreta dei vostri prodotti che ho visto molto apprezzati. Cosa significa essere innovanti, come dice l'acronimo del nostro progetto transfrontaliero, in questo settore specifico? Allora, non vuol dire sconvolgere completamente quello che si è sempre fatto, quella che è la tradizione, però significa stare al passo coi tempi, quindi non continuare a produrre per produrre, ma produrre quello che chiede veramente il consumatore, quindi andare incontro a quelle che sono le richieste degli eventuali poi. E questo l'abbiamo fatto anche perché siamo stati all'estero sia io che mia sorella, e in questo modo abbiamo avuto modo di vedere un po' il mondo e le varie realtà che ci sono. Sicuramente più uno viaggia, più riesce ad avere una visione d'insieme che è diversa da quella che si trova a casa. Maurizio Fiorentini è sindaco di Chiaverano, ma è qui al progetto transfrontaliero Graies Lab nella sua veste di titolare dell'azienda Levior, presentando il marchio Catuma. Catuma è tipicamente piemontese, ci vuole spiegare il significato, anche se è abbastanza chiaro, ma soprattutto lo scopo di questo marchio. Allora, Catuma in piemontese vuol dire compriamo, poi il sito si chiama Catuma con la K, anziché con la C per questioni, chiamiamole, di marketing, e ha lo scopo di proporre nel mondo del commercio elettronico tutti i prodotti enogastronomici di qualità del canavese. Quindi raggruppiamo circa 40 produttori per oltre 800 prodotti, tutti esclusivamente canavesani e tutti esclusivamente artigianali. Quindi il nostro scopo è di dare la possibilità a chi voglia comprare qualsiasi prodotto di trovare un catalogo ricco e ampio e poter quindi fare una spesa di prodotti di qualità, di qualsiasi tipologia di prodotto, anche magari un pochino non conosciuto. Io ad esempio ho scoperto che in Canavese c'è una torrefazione di caffè, quindi mai pensavo che si potesse bere il caffè canavesano, e quindi abbiamo scoperto anche questo. Quindi proponiamo quindi sostanzialmente prodotti canavesani, cercando anche di non fare solo la vendita attraverso l'online, ma anche di coinvolgere ristoranti facendo serate di degustazione, bed and breakfast, facendo un angolino di prodotti in modo che li possano vendere ai loro clienti, quindi cercando di creare una rete tra tutti gli attori commerciali per poter avere dei vantaggi reciproci. Ma per diventare imprenditori bisogna studiare e possedere quel bagaglio di competenze che la scuola può e deve offrire anche attraverso un programma di cooperazione transfrontaliera che diventa concreta opportunità per i giovani. Il nostro coinvolgimento come istituto di istruzione superiore, uno dei più grossi delle aree, il più grande in termini di numeri dell'area del Canavese, è quello proprio di portare i nostri ragazzi a partecipare a queste iniziative del Summer Camp e quindi, seppur un piccolo gruppo, aiutarli a potenziare le capacità di imprenditorialità utili a uno sviluppo dell'intero territorio. Gli amministratori locali di questi piccoli centri canavesani e delle Valli di Lanzo, attraverso InnovLab, acquisiscono un'opportunità di sviluppo per i loro territori molto ambiziosi. Io credo che, come disse qualche tempo fa il nostro direttore del GAL, questi sono territori che sono poco abituati al turismo e all'innovazione, e quindi è nostro compito, soprattutto di noi amministratori, farli abituare un po' di più. E in questo caso oggi qua si parla di innovazione, sia le pubbliche amministrazioni, le amministrazioni locali, che poi le imprese che vivono sul territorio. La sfida di domani la si deve assolutamente vincere essendo più innovanti, così come dice l'acronimo di Graies.